secondo appuntamento del modulo, giusto? O secondo modulo del come si interseca, come ci come cos'è? È il secondo appuntamento del modulo? Del No. modulo no, perché è la fine del modulo No. per Ok. stare, le lezioni erano sempre dello stesso Ah, sempre dello modulo. stesso modulo. Ok, va benissimo. Che modulo avevi il terzo Di persone, beh, io vado sulla presentazione. Ci siamo, no, ci so, c'è una persona nuova in sala. Ce n'è ancora un'altra nuova, a Milano. Adesso la devo riconoscere. Sono da 17 anni che lavoro, ho stretto contatto con gruppi di rilevanza nazionale e internazionale, sono un consulente. Da un paio d'anni, poco più di un paio d'anni, ho avviato anche un'attività di coaching, di business coaching. Sono docente di pianificazione strategica e business plan all'interno di un master, tante altre cose. Un po' di anni fa mi sono anche laureato, come dicevo ieri. Queste sono le mie principali esperienze maturate in questi brevi, barra lunghi, barra medi anni di esperienza. E questa è la veste, la green apple team, la veste con cui quando sono in Puglia agisco come coach, come formatore, difficilmente come consulenza, perché con la consulenza si viaggia con altre logiche, con altri parametri. Però eventualmente in versione pugliese sono una mela verde. Ok. Come ieri partiamo con una domandona. Che, giusto per non farvi, per evitare di mettervi a disagio, è esattamente la stessa. Però non si accettano risposte uguali, perché ieri si parlava di coaching, oggi si parla di motivazione dei collaboratori. Qualcosina sul perché siete qui, ma la dovete raccontare. Brevemente, brevemente, massimo 30 secondi a testa. Prego, Regina. E auguri, così facciamo anche in diretta streaming, facciamo worldwide. Niente, sono qui ovviamente per capire come meglio motivare i collaboratori, nel senso noi non abbiamo fornitori collaboratori, siamo tutti collaboratori, insomma, per noi, però come meglio gestire ovviamente le nostre collaborazioni interne. Vabbè sì, mi accodo anche io facendo parte della stessa realtà, probabilmente anche magari aggiungendo una piccola, diciamo, una questione un po' aggiuntiva, perché abbiamo anche dei collaboratori esterni, cioè, comunque magari sarebbe meglio anche come capire e motivare anche loro stessi affinché insomma migliorino le nostre prestazioni nei nostri confronti. Sì, sostanzialmente stessa, diciamo, stesso pensiero, cioè molto spesso abbiamo una cerchia di collaboratori esterni che secondo noi gestiti al meglio possono apportare un po' di aggiunta. Grazie. Si dice imparate e mettila da parte, no? Ok, Diciamo che comunque ho avuto già esperienza di gestire un pochettino di persone e cercare di capire se quello che il percorso che ho fatto in questi anni sia stato, diciamo, siccome ci sono state delle pecche in alcuni settori, e cercare di capire dove ho sbagliato, ma comunque serve sempre un qualcosa, c'è sempre da imparare, bene, quello grazie. che è il motivo da mettere come esperienza. Grazie. Io lavoro in Antepo, quindi ho dei collaboratori, cioè dei miei colleghi, e vorrei capire appunto come poter motivare me stesso e loro, visto che servirebbe un po' attingere di un. Perfetto. Grazie. Francesco. Sinceramente non so cosa dirti di particolare, perché naturalmente ho anch'io la mia esperienza, però non mi finisco mai di stupire quando sono a contatto con collaboratori, perché mi trovo sempre, nonostante quello che ho studiato, quello che ho come esperienza, come bagaglio culturale e professionale, mi trovo sempre
a disagio, di solito, quando mi trovo davanti a un nuovo gruppo. Quindi vediamo un pochettino cosa riesco a vedere oggi. Ok, grazie. Buongiorno, Sonia. Buongiorno. Ho letto, ma non sono preoccupato. Finito di essere figo. Ciao. Vai. Io penso che nella vita, oltre dal punto di vista c'è bisogno di capire come collaborare e si, come ho detto anche, si impara sempre, per cui mi aspetto di imparare sempre, okay, il più possibile. Grazie. Ma adesso io in generale sono così per capire un po' di più su tutti quegli aspetti che ci hanno detto come ambito lavorativo, quindi questo corso mi ha dato questa possibilità. Beh, io faccio parte di diversi gruppi, sia gruppi di lavoro dal punto di vista professionale, sia gruppi associativi, quindi che lavorano sul territorio. Quindi sarebbe interessante capire quali sono le dinamiche, perché comunque è un obiettivo da raggiungere e quindi spronare naturalmente tutti a raggiungere quell'obiettivo sarebbe molto più interessante, molto più, le prestazioni sarebbero molto, naturalmente, molto più elevate. Ciao! Scusate, prima era... Non ti preoccupare, c'è l'evoluzione per questo. La pausa per il visto della gente. Che mi rimando in aula per insieme. La domanda è perché siete in casa, stavo facendo un giro di chiacchiere. In realtà... Ok, grazie, andiamo avanti. No, scusate. Era quello che volevo. No, per vedere il faccio, dai. Dicevo, sono qui, in realtà nel mio lavoro non coordino un gruppo di persone, però sono tutor su corsi di formazione, sia rivolti ai ragazzi in situazioni svantaggiate, diciamo, che ragazzi che fanno corsi di alta formazione. Ergo, più che migliorare le prestazioni dei collaboratori, il motivo per cui sono qui è per cercare di avere, diciamo, una spinta maggiore per comprendere le dinamiche relazionali dei gruppi e cercare magari di migliorare anche il clima d'aula e il contesto lavorativo in generale. Ok, grazie. Allora, anche io per acquisire più conoscenze, più tecniche, sia nell'ambito lavorativo che nella vita privata, in particolare nell'ambito lavorativo, visto che sempre più di quello privato e compito e quindi c'è bisogno di imparare di aiutarsi a conoscersi. Sì. Devo dire che questo corso sta servendo, a me sta servendo, mi sto riscoprendo. Io credo tu, tu hai fatto l'esercizio quando ti sei... Sto prendendo me da casa. Vabbè, buono, va. Immediata, sono qui anche per l'interesse personale.
mi piacciono queste cose perché aprono delle finestre e ci sono orizzonti. Quindi diciamo con interesse seguo queste problematiche. Bene. Ok, della giornata di domani, di ieri, vi è rimasta appiccicata qualcosa? Qualche domanda, qualche dubbio che vogliamo eventualmente chiarire subito? C'è qualcosa da chiedere? Sì, sul discorso delle eccellenze, che se conviene, diciamo, eccellere in punti di forza o trasformare in punti di debolezza, in punti di forza, su questa questione. Delle persone possono fare delle scelte che, diciamo, che per verificare le proprie capacità. Quindi è chiaro che uno potrebbe essere portato, più che eccellere in punti di forza, cercare di trasformare in debolezza in punti di forza. Poi mio figlio si iscriverà prossimamente all'università, scientifico, dice, io farò una certa facoltà, perché capendo poco la matematica, questa è l'occasione per capire bene la matematica. Chiaramente se io dovessi utilizzare i parametri di valutazione che abbiamo fatto ieri in lezione, no? Che non ha nessun senso andare ad aumentare i punti di debolezza quando si eccede nei punti di forza, come ho fatto in caso di Balotelli, no? Nessuno avrebbe in mente di fare un corso per farlo di tempo. Mi sono preoccupato di questa, diciamo, di questo orientamento che è venuto fuori dalla discussione. Cioè perché conviene più aumentare di eccellenza che non lavorare su quelle seconde qualità. E quindi questo mi ha lasciato un po' perplesso sulla scelta di infinizia. Ti rispondo brevemente. È una risposta che comunque a mio avviso è valida anche rispetto alla discussione che faremo oggi. La vera domanda da fare a tuo figlio è non cosa tu vuoi colmare oggi, se esiste un gap, ma cosa tu vuoi fare domani. Tu cosa vuoi fare domani? E in base a quello scegli il tuo percorso, a meno che non vuoi fare il colmatore di fossi. Di fossi ovviamente di conoscenza, cioè io passo la mia vita a colmare i miei gap. Beh, insomma, è un po' forte come scelta, eh? È un po' forte. La domanda da fare è: ma tu da grande che vuoi fare? Quella è la domanda. Perché se tu da grande vuoi fare lo scrittore, tu oggi senti di avere un gap, sulla matematica, ma da grande vuoi fare lo scrittore? E quella è la domanda da fare. Dimmi tu come ti vedi domani. E come ti vedi domani deve essere come però pensi oggi, come lo stai pensando oggi. Ci siamo detti ieri che gli obiettivi che uno ha bisogno di darsi deve vivere oggi. Gli ho chiesto non di visualizzarvi domani, di visualizzarvi oggi per come sarete domani, ma oggi, di sentirlo oggi, di ascoltarvi oggi. Questo sia dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista del business. Anche nel business c'è il vedersi oggi per come ci sarà tra 5 anni, tra 3 anni. Di questo ne avete parlato? Vision, avete parlato di vision? Ok. Fonte spacca pietre. Bene, allora, motivare, mission impossible, punto interrogativo però, no, non punto esclamativo. Per chi c'era ieri mi avrà sentito dire, le persone non possono essere motivate, le persone si automotivano. Quello che noi possiamo fare, quello che voi potete fare in qualunque contesto, dal punto di vista familiare, dal punto di vista professionale, è quello di creare le condizioni affinché le persone si automotivino, con tutta una serie di tecniche, con tutta una serie di presupposti. Non partite con l'assunto che voi potete entrare nella testa di qualcuno
è impiantare, come dicevo ieri, il chip della motivazione. Non va bene, non funziona, quella diventa manipolazione, è un'altra cosa, ok? La motivazione o i corsi di automotivazione o di empower, di coaching, non sono corsi di manipolazione, quella è una cosa che non vanno fatte. C'è qualcuno che usa alcune tipologie di tecniche per manipolare le persone, per cercare di manipolare le persone. Quello è un uso distorto, è un uso distorto. Voi dovete mettere le persone nelle condizioni di poter agire in autonomia e in piena responsabilità. La scelta spetta a loro. Ok? Gesù, uno l'ha sbagliato e ha fatto danno, ed era Gesù. Quindi non pensate di poter salvare tutti quando neanche Gesù ci è riuscito, mettiamola così, va? Ok, questo è molto importante, perché poi c'è gente che poi passa dal fregarsi completamente a voler per forza salvare tutto il mondo. Ma quando si dice che bisogna gratificare il collaboratore, sì, non con gli incentivi economici, oppure con la parolina, o con l'incoraggiamento, non contraddice, diciamo, questa impostazione da ciò che stai dicendo adesso tu? No, non la contraddice, perché quello crea il contesto. Poi io posso anche decidere che a me il contesto, sono dipendente, non piace, perché non tutto è può essere tra virgolette risolto, ad esempio, con il denaro. Ci possono essere altre variabili che sono addirittura anche più importanti rispetto al denaro per una persona, quindi dipende, è uno degli elementi del contesto. Poi alla fine la decisione spetta sempre a me. Io fino a qualche anno fa ero dirigente in una multinazionale, sono tornato a lavorarci come freelance, però per una serie di motivi non mi trovavo bene. Però ti posso assicurare che il mio stipendio era ampiamente degno e ripagava ampiamente il sacrificio, l'accettazione del stare fuori casa, come si diceva prima, no, come si diceva ieri. Però le cose non andavano, nonostante lo stipendio. Perché? Perché lo stipendio è uno di quei fattori che creano il contesto. Poi spetta comunque sempre a me, nella mia autonomia, nella mia responsabilità, decidere il da farsi. Poi ovviamente dall'altra parte bisogna ovviamente vedere se tutte le condizioni realmente ci sono. È una relazione alla fine, è una relazione. Su un piano dritto, su un piano inclinato da un lato, su un piano inclinato dall'altro, è più inclinato verso il manager o più inclinato verso il dipendente, oppure è dritto? Boh, lì poi dipende dal contesto. Allora, secondo voi, com'è possibile motivare i propri collaboratori? Perché normalmente si parla di stile di leadership, voi avete parlato di leadership in questi giorni, eh? Boh, chi mi dice qualcosa sulla leadership? Brevemente, chi mi vuole raccontare? Cosa ha capito della leadership? Cosa ha compreso? Cosa che ha fatto proprio della leadership? Chi è un leader? Questo è lo stile di leadership, a creare contesto, sicuramente, il prendersi cura, cioè creare un'identità condivisa. Voi sapete cos'è un'identità condivisa, giusto? Lo sapete, sì o no? No. Coerenza, cioè, coerente, deve essere coerente, comunicazione, formazione, delega, ok, va bene tutto. Andate su Google, cliccate motivazione collaboratore e io vi saluto. Così, va effettivamente così, ma non per denigrare chi ha scritto su Google, perché sono cose interessantissime, che sono forse più banali di ciò che c'è scritto su Google.
però c'è un tuo collaboratore che ritieni molto valido, ti viene a dire: non sono stato promosso, per cui ho intenzione di cambiare azienda, volevo che tu fossi il primo a saperlo. Beh, come ti comporti? Sempre la risposta su due. C'è un neo assunto che ritieni valido, ti viene a dire: non credo di aver fatto la scelta giusta, questa società non fa per me. È inutile che mi faccio un così, tanto a me è dato lo stesso di quello che fa un. Se hai davanti un obiettivo sfidante da raggiungere e il tuo team deve lavorare per 9 mesi ininterrottamente fino alle 3 di notte. Se all'interno del gruppo di lavoro ti accorgi che ci sono persone, cioè tra lui e lui che lavorano nella stessa azienda, non corre buon sangue, come ti comporti? Se il cliente in una riunione ti dice: avete fatto un lavoro che fa schifo, lo dice a te davanti ai tuoi collaboratori, che fai? Che fai durante la riunione con il cliente? Che fai dopo con i tuoi collaboratori? C'è dello scontento. Devi valutare un tuo collaboratore. Questo collaboratore ci stai ogni giorno, c'è un apporto di amicizia. Che fai? Che fai? Ha un appuntamento importante il giorno dopo, hai fornito dei feedback ai tuoi collaboratori, quindi eri potenzialmente fiducioso che il lavoro che stai facendo andasse nella giusta direzione. Poi ti accorgi il giorno prima e gli dici: guarda, stampami la cosa che la vediamo assieme, e ti accorgi che stanno andando in tutt'altra direzione. Che fai? Sei in una riunione, c'è il tuo direttore generale che parla, ci sono le persone del tuo gruppo che stanno insieme a te, di fianco a te, ti accorgi che mentre il direttore parla, presenta il piano industriale, le tue persone lo stanno a prendere per i fondelli sul piano industriale. Che fai? Se il tuo team è costituito da persone il cui obiettivo, unico obiettivo, è fare il giusto per prendere lo stipendio, giusto, quello che è. C'è gente che arriva in azienda anche un quarto d'ora prima, si ferma sul marciapiede a fumarsi N sigarette a go-go, o sta in macchina, quando arrivano le 9, le 8 e 59, 59 secondi, aprono lo sportello e si presentano a timbrare. È formalmente correttissimo, ma dimostra, lasciatemi dire, un qualcosina che forse proprio non va. Se uno preferisce stare sul marciapiede ad avvelenarsi per un quarto d'ora fumando la sigaretta, anziché intanto dire: boh, intanto entro, sono arrivato un quarto d'ora prima, incomincio a sistemarmi le cose. E ce ne sono tanti così, eh? O qualcuno che sta lì pronto, tipo Ben Johnson dopato, a scattare al momento in cui suona la campanella, sono già fuori dall'ufficio con il timbro che non aspettato che fare tac, così che cada nella macchinetta o a beggiare per uscire fuori dall'azienda. C'è qualcosa che non va. La professionalità non è debitamente riconosciuta, o tu non lo riconosci. Dipende in che luogo sei. Allora, adesso poi nel caso su queste domande ci ritorniamo pure. Però perché vi ho fatto queste domande? Non per dirvi che motivare le persone è impossibile, stante la premessa di cui prima. Quindi quando parlo di motivazione parlo di creare il contesto per la motivazione. Però motivare le persone, creare il contesto, utilizzare gli giusti strumenti è come in sartoria. È esattamente così. Ci deve essere da parte vostra una pienissima comprensione del contesto, delle persone con cui avete a che fare, perché se no, che fate? Il leader deve comunicare, giusto? Ma io, che sono un leader, quando comunico a Milano, nel mio gruppo di lavoro, in una società quotata in borsa, comunico allo stesso modo in cui lei
comunica ai suoi, lui comunica ai suoi genitori, tu comunichi nella scuola, abbiamo la stessa comunicazione. E quindi? Basta stare che bisogna comunicare. Il comunicare è il presupposto, ok, però la comunicazione è la stessa. Le stesse parole, lo stesso linguaggio, gli stessi strumenti? No. No, perché cambia, è completamente diverso. È completamente diverso. Per cui su molte cose che vi dirò, quello che vi chiedo sin da adesso, è di provare, di provarle sul vostro campo pratico, cioè quello di trovare il risvolto pratico della cosa, di quanto vi andrò a dire. Questo è un corso di formazione, si enunciano principi, qui ogni realtà c'ha la sua. Non si posso, ovviamente non posso dare risposte specifiche per ogni realtà, per ogni specificità. L'invito è a provare, è a provare. L'invito che viene anche dall'incontro di ieri, dell'osservazione e dell'autoapprendimento. Muovetevi in questo campo con lo spirito di osservatori e autoapprendimento. Osservate, apprendete, feedback, riosservate, apprendete, feedback, riosservate, eccetera, eccetera. Questo deve essere il meccanismo. Però dovete essere pronti a mettervi in gioco. Che significa mettervi in gioco? Significa, per chi è nel campo del business, per chi è nelle associazioni, è, oltre a darsi come obiettivo un numero, che può essere un X% di costi di formazione o di fatturato o di quello che è, datevi anche come obiettivi degli obiettivi qualitativi legati al vostro personale, legati ai collaboratori che gestite, legati al vostro team. Questo è molto importante. Cioè, non tutto è riassumibile con un numero. Molti numeri sono derivati da fattori qualitativi, intangibili. E quindi quelli devono far parte della vostra balance scorecard, del vostro tableau de bord, dei vostri cruscotti, dei vostri indicatori. Non potete guardare solo a livello della benzina in termini di risorse finanziarie. Dovete guardare a livello della benzina anche in termini di motivazione dei vostri collaboratori, di sano contesto aziendale. Ci sono aziende che chiudono non per mancanza di risorse finanziarie, perché la squadra non esiste. Perché la squadra non esiste. E se la squadra non esiste, ci sono dei grossi problemi a lungo andare. Da dove cominciare? Secondo voi, da dove si inizia? Siete in un'azienda, siete un leader, qui parliamo di collaboratori o responsabili di un'associazione. Da dove si inizia? Qual è il primo punto? Punto zero. Qual è? Conoscere il contesto. Qualcun altro? Quindi da qui ragazzi. Assumi i collaboratori giusti. Assumi. Tu devi coordinare, no? Sì, in quell'azienda ci sono già delle persone che lavorano. Guarda. Quindi la domanda era, diciamo, perché? Se un'azienda ti dice dobbiamo formare. Il presupposto qual è? A prescindere da quello che hai detto, il presupposto qual è? Il presupposto qual è? Il presupposto di qualunque processo di motivazione è che ha a che fare, specialmente se stai in azienda, con persone che sono, come dire, che con te risuonano, c'è poco da fare. Ok, quindi primo punto, che molto spesso uno dice, vabbè, motivo, no, ok, il primo punto che un imprenditore deve mettere in agenda quando parla di motivazione dei propri collaboratori è assumere i collaboratori giusti. Assumere i collaboratori giusti. Questo è il primo punto. Scusami Massimo, a te non è mai capitato che invece magari un imprenditore ti chiamasse, cioè ti ha chiamato per dirti c'è qualcosa che non va nella squadra? Ci arriviamo. Andiamo con gradi perché sennò manchiamo un pezzo, perché assumere i collaboratori giusti è un'arte, è un po' un terno all'otto per alcuni, perché se tu assumi le persone sbagliate, come vedere il contesto,
le devi licenziare. Molto spesso le devi licenziare. Non raccontiamoci balle, ragazzi, non raccontiamoci balle. Molto spesso le devi licenziare. E adesso sono balle, vanno a leggere sul muro. Se non assumi i collaboratori giusti, stai facendo carico di un mero costo mensile. È così. Hai buttato tempi e costi per la formazione, perché nel frattempo tu l'hai assunto pensando che fosse giusto, quindi lo hai anche formato, lo hai introdotto all'interno dell'azienda. Rischi, è un rischio certo, un peggioramento del clima aziendale, quindi anche una migliore produttività. E poi licenziare costa, non è che poi lo mandi via così. Quindi volete meno interferenza all'interno dell'azienda? Volete un miglior clima aziendale? La prima cosa da fare, questo ripeto, assumendo che voi siete dei bravi leader, ovviamente, perché il modulo sul leadership già l'avete fatto, il modulo sul team coaching già l'avete fatto, quindi le regole di funzionamento del team, io non ne parlerò, ne avete già parlato. Se non ti metti in queste condizioni qua, tu stai già toppando già dall'inizio. Quindi il processo di selezione e di assunzione è un processo fondamentale. Attento anche a chi assumi doppiamente, perché una persona brava, veramente brava, ti può anche per assurdo provocare un decremento della produttività aziendale. Perché? Perché magari va a una velocità più alta rispetto al resto del gruppo. E quindi di conseguenza viene rallentato. Un po' c'è di conflittualità. Conflittualità, questo è diversa velocità. Si sente, diciamo così, esperto in un certo senso, che non vuole scendere a compromessi, magari con la metodologia, sì, con la struttura della stessa, dello stesso gruppo, cioè continua a fare di testa la sua. Ok, quindi non si integra. Possiamo dire che non si integra? Sì. Però è uno stimolo. Cioè io non lo vedo con un fatto negativo. Cioè è uno stimolo a che il gruppo poi si adegui magari a questa eccellenza qui, che sia veramente esistente. Ok, vedo un po' negativo. Ok, quindi una spinta verso l'alto, come modello da evitare. Correre tutti insieme, tutti che corrono. Sì. E non sapere fare la toglie io. Magari questo, diciamo, si sente troppo bravo, che non accetta così degli altri, magari non si integra, come ha detto sì. Mario. Allora, a me è capitato di rifiutare in questa situazione una persona laureata con 110 e lode in ingegneria, laureata in corso, e di prendere quello stesso giorno, che avevo una serie di colloqui messi in fila, una persona lavorata in economia e commercio, ma andava bene lo stesso, era ingegneria gestionale, altro economia e commercio, tematiche, comunque mi serviva una persona su tematiche business gestionali, con un voto più basso un anno fuori corso. Perché? Dovevo introdurla all'interno di un team, all'interno di un progetto in corso, eccetera, eccetera. Perché? Perché il primo, bravissimo, competente, durante il colloquio stava sguardo basso, timoroso, empatia zero, appena gli muovevo un qualche feedback rispetto a quello che lui diceva, mi rispondeva, no ma guardi, mi dispiace ma secondo me non è così, ogni mia osservazione, eccetera, eccetera. L'altro, può anche darsi che fosse un cazzone, però nei contenuti ci stava, persona empatica, persona brillante, capacità di gestire la relazione, capacità di ascoltare, capacità di prendere anche le mie osservazioni, di riformularmi, di rigirarmeli, come se fossero dei suoi concetti. Questo in un lavoro di gruppo è fondamentale. È fondamentale. Quindi non è che le persone brave non vanno assunte, no, attenzione. Ci sono anche altri parametri, adesso li vediamo anche. Altre cose di cui tener conto nel processo di assunzione, e di questo vi posso assicurare che non sempre si tiene conto nel processo di assunzione, perché uno guarda, dimmi che sai fare, mostrami, fammi vedere se sei bravo a fare quella determinata cosa. Occhio che il diventare bravi a fare una determinata cosa
lo si può anche imparare nel tempo, però se ti viene uno che ha difficoltà a guardarsi allo specchio, Domenico, e ti dice guarda io voglio essere assunto come venditore, tu che fai? La regola qual è? È che tu devi trovare un bravo venditore e poi lo formi. Questa è la regola. E il bravo venditore non è quello che sa le tecniche di vendita, è quello che sa come relazionarsi con le persone. Quello è il bravo venditore. E poi lo formi. Per cui bisogna stare molto, molto attenti. Quella persona lì, molto probabilmente, non è che non aveva futuro, quella che ho scattato io, no, non aveva futuro in un contesto come il mio. Cioè io l'avrei... gli avrei fatto un danno ad assumerlo, gli avrei fatto un danno, perché lui non avrebbe potuto esprimere all'interno di quel percorso lì tutte le sue potenzialità. Molto probabilmente andava bene in un contesto diverso, meno dinamico, dove le regole di funzionamento del gruppo erano meno portate allo stress rispetto a quelle di un progetto di consulenza aziendale, un po' più, un ambiente un po' più tranquillo, meno dinamico. Forse anche un'attività in back office, quindi senza grandi interazioni, di ricerca ad esempio, dove lui poteva anche mettersi là e dare il meglio di se stesso. Buttato nei corridoi, nelle stanze del cliente, quello si sarebbe perso, avrebbe cominciato a creare più danno intanto a se stesso, secondo me, prima ancora che all'azienda. Allora, questa è una ricerca di Union Camere fatta nel 2013, su alcune previsioni espresse nel 2012. Vedete, questo riguarda i laureati, quello che le aziende cercano. Vedete, capacità di lavorare in gruppo, il 57,5%. È fondamentale. Capacità comunicativa, scritta e orale, capacità di risolvere i problemi, abilità nel gestire i rapporti con clienti, capacità di lavorare in autonomia e via dicendo. Questo è ciò che le aziende cercano quando assumono, quando alla ricerca di collaboratori, di nuovi dipendenti. Questo è per i diplomati. Abilità nel gestire i rapporti con i clienti, perché molto spesso i diplomati hanno anche uno sbocco più pratico, più direttamente lavorativo rispetto al laureato, ha un percorso diverso il laureato. Capacità di lavorare in gruppo, flessibilità e adattamento, anche qui capacità comunicativa scritta e orale. In breve, per l'82% delle assunzioni di laureati, queste competenze sono ritenute fondamentali tanto quanto le capacità tecniche. E per un circa un 9% addirittura queste capacità sono ritenute ancora più importanti. Quando io fui assunto nel 97, il tipo che mi assunse nell'ultimo colloquio dei tre che feci mi disse: io mi aspetto, visto il tuo voto, il tuo percorso di laurea, dove vieni, eccetera eccetera, che tu non sappia tutto, però mi aspetto che se io ti metto in quel contesto lì, ti do la possibilità di apprendere quel contesto lì, tu dopo 15 giorni sei in grado di poter lavorare in quel contesto. Dovete valutare le potenzialità delle persone, non ciò che oggi sanno fare. Quello che oggi sanno fare domani cambia, perché possono apprendere nuove cose, possono disimparare alcune cose, possono cambiare direzione. Quella cosa che sanno può scomparire dalla faccia della terra, perché è sostituita da un qualche cataclisma tecnologico / sociale, quindi muta completamente. Non c'è più il nonno seduto di fronte al focolare a raccontare storie. C'è Facebook oggi che racconta le storie al posto del nonno. Boh. Bello, cattivo che sia, il mondo cambia e ciò che è importante sono queste capacità qui. Il saper fare lo si apprende. Ciò che è veramente difficile è il saper essere. Saper essere fino in fondo. Questo è veramente difficile. Con chi hai a che fare? Quindi la prima cosa è: assumete le persone giuste e valutatele sulla base delle loro potenzialità.
sulla base delle loro potenzialità, cioè dei risultati che ti possono portare domani. Tutto ciò che li ha portati lì a stare lì davanti a te, cioè, nel momento in cui mi arriva un laureato, io non lo valuto sulla base, un laureato, una persona con l'esperienza, sì, guardo l'esperienza, guardo tutto, però io guardo, come ci siamo detti ieri, l'obiettivo, quindi qualcosa che sta più in là dell'oggi, perché l'oggi è il frutto di tutto ciò che lui ha fatto nel passato, e il passato lo ha portato lì dove è oggi, in questo momento, quindi seduto davanti a me a fare la selezione, a fare il colloquio, ma più di là non lo porterà. Non è che io mi metto lì a discutere, se fai tutto anche in contesti anche difficili di conflittualità, non è che io mi metto lì poi a discutere sul ma fammi capire la media dei tuoi esami o spiegami. No, io la media degli esami l'ho portato a stare seduto di fronte a me. Boh, non lo discuto più, per me in quel momento lì è importante valutare se lui è in grado di fare un passo in più. Perché il 110 è il passo che già ha fatto. E io non gli sto chiedendo di fare esattamente lo stesso passo, di rimanere fermo. Perché non starà ancora, non starà in università, starà in un altro contesto. Starà in azienda e devo capire se nel frattempo le sue gambe, che hanno corso tanto, sono ancora abili a correre ancora di più, o su un terreno accidentato, su un terreno diverso, in salita o in discesa. Cioè, quando alcuni corrono in discesa è anche più difficile correre in salita. Poi a questo punto veniamo a uno dei punti giustamente sollevati da voi, quindi con chi hai a che fare. Per motivare le persone devi capire chi hai davanti, perché se no, che fai? Cioè, non è che poi, cioè, la motivazione in un'azienda non è come al circo, dove ti passa il clown e butta caramelle così a casaccio all'interno dell'azienda. Devi capire con chi hai a che fare. Domande su questa sezione comunque appena conclusa? Ok, tutto chiaro? Ok. Allora, c'è Francesco che, preso dall'esempio del buttare le caramelle, sta buttando soldi adesso. Ok, come sono classificabili i tuoi dipendenti o collaboratori? Allora, ci sono diverse studi, questo qua è uno studio fatto negli Stati Uniti, in base al quale diciamo, fatto 100 dipendenti, il 30% sono impegnati a fare un buon lavoro, il 50% fanno ciò che va fatto, il 20% lavorano in modo discontinuo, influenzano negativamente i colleghi, alto livello di assenza, forniscono un servizio non adeguato o negativo ai clienti. Secondo alcune ricerche fatte in Italia, questo 20% diventa 30% e il 30% di sopra diventa 20%. Quindi le eccellenze sono ancora meno in Italia, secondo un altro studio targato in Italia. Prego. Come regola generale, applicare... No, però quella è una cazzata. No, non è una cazzata. Cioè, quella è, come dire, la famosa regola del tiro della monetina, più o meno testa croce, ma mi va... Va bene, perché quando non sai... No, questa qua è una ricerca fatta da Gallup negli Stati Uniti, quindi è una ricerca seria, pubblicata su... Poi ti fornisco anche gli elementi. È stata pubblicata è un'indagine pubblicata nel mese scorso sulla Harvard Business Review. Che tipo di settore? Privato. Privato, però non è stato identificato, non hanno fornito i segmenti del privato. Sì, ma come dicevo qui, ovviamente come tutte le ricerche danno delle medie, no? Il famoso pollo, è come quella storia del famoso pollo, dove io sicuramente ne ho mangiato comunque più di uno, qualcun altro ne ha. Comunque. Su questo argomento volevo fare una domanda. Assolutamente sì. Quando vuoi, vai. Allora. Tanto qui è intuitivo, no? Ovviamente, sì, perché sì, c'è scritto anche, quindi devo capire cosa sta dietro quelle percentuali, perché sennò non posso fare come il clown che butta le caramelle a tutti, perché sennò... Sì. Le aziende hanno
sì. Siano, diciamo, dei, con un divario molto ampio. Il fatto della motivazione dei dipendenti, allora abbiamo le aziende che hanno questo vincolo, cioè che non possono vendere un prodotto, quindi acquisire molte più risorse economiche e quindi distribuirle ai diciamo, dipendenti. Allora, un dipendente che prende per esempio 900 euro al mese, mi dice quale stimolo avrebbe? Sì, certo, farà il suo lavoro. Del proprio lavoro. Questo è la realtà. Ci sarà degli stimoli. Ci sarà un momento in cui... Allora si dice, guarda che se alla fine dell'azienda, cioè alla fine dell'anno, noi abbiamo un risultato positivo, ti spetta il 10%, io credo che quella persona cambi. Assolutamente sì. Ne parliamo dopo. Allora, è importante quindi sapere con chi si ha a che fare per mettere in moto la strategia giusta. E bisogna stare attenti anche a non confondere persone che possono orientare in quei cluster lì, cioè in quei segmenti lì. Allora, a prescindere dalla domanda in fondo? No. Ok, volete mettere qualche commento o vado avanti? Ci arriviamo dopo. Quando parleremo poi più sul pratico, sugli obiettivi personali, sulle tattiche, perché ci arriviamo gradualmente. Perché prima di arrivare allo strumento preciso, no, quello che può essere applicato in base al contesto, perché ovviamente i contesti sono profondamente diversi, perché un conto è parlare, che ne so, di una cassiera all'Ipercoop rispetto a un'azienda high-tech di piccole dimensioni, di 5 persone rispetto a un operaio della Fiat, sono proprio meccanismi completamente, o nel pubblico impiego, sono meccanismi completamente diversi. Quindi è importante sapere con chi hai a che fare, perché devi capire come agire. Se tu hai a che fare con un 30%, se tu hai la percezione che davanti hai un campione, è uno di quelli che hanno capito, si impegnano, si danno da fare, sono proattivi, non reattivi. Reattivo è quello che aspetta l'input, no, sono proattivi, sono loro a portarti la soluzione, a indicarti. Lì come ti comporti per mantenere alta la motivazione? È logico che sia un leader o un manager, chiamiamola così, perché il leader ce ne sono voi. Se un manager ha l'approccio invasivo verso questo tipo di persone, sta lì a dire, no ma guarda, no ma vedi, aspetta, no ti dico io, no ma, cioè, questo qui molla, le persone che scalpitano, che vedi che hanno voglia di crescere, hanno voglia di contribuire, e tu come manager, come team leader, gli fai da tappo, questi vanno via, scoppiano. E attenzione, per queste persone addirittura in alcuni casi è più importante un tema di ruolo e di responsabilità, quindi di delega all'interno dell'azienda, anche rispetto forse al breve termine, rispetto alla ricompensa. Non che non ci debba essere, ci deve essere, ma in alcuni casi per questo tipo di persone, quelle fortemente motivate, quelle che vanno oltre, che sono proattive, il tema del ruolo, dell'avere una giusta delega, dell'avere un giusto spazio di autonomia, di responsabilità, un giusto percorso di carriera, mette al secondo posto o al terzo posto il tema soldi. Non che non ci sia, ma lo mette un filino sotto. Cioè, quelle sono persone che tu le puoi anche pagare, ma se non ci trovano bene perché tu gli fai da tappo, quelle vanno via. Quindi occhio a gestire quelle persone lì, perché poi sono quelle persone che ti portano avanti il gruppo. E ti posso assicurare che quelle persone lì sono le persone che forse sono in grado di portare il gruppo avanti ancora meglio di te manager, ancora meglio di te leader. Perché? Perché sono dei manager, non sono dei manager, ma sono dei leader naturali, e in quanto tali diventano ancora più credibili rispetto a te, che sei comunque il manager dell'azienda, il dirigente dell'azienda. Perché si vedono, perché incorporano in modo non formale l'identità, i valori della cultura aziendale, e sono pronti a essere loro testimoni di quei valori, di quella cultura aziendale, e a spingere. Fare da tappo a quelle persone lì, non riconoscere, significa che state portando, ahimè, un danno
alla vostra azienda? Può comportare un problema poi con l'altro gruppo, nel momento stesso in cui gli altri componenti del gruppo diciamo, la vedono come un corpo estraneo, come una minaccia alla loro professionalità, o comunque un qualcosa che evidenzia poi le proprie lacune? Allora, che fa il dirigente in questo senso? Sì, allora, in quel caso, allora, è logico che. Intanto, penso, questo l'avete già discusso l'altra volta, il team, quando si parla di team, non si parla di sommatoria di persone, ma si parla di persone che in modo strutturato, mettiamola così in modo molto semplice, in modo strutturato, convergono verso il raggiungimento di un obiettivo rispetto al quale ciascuno di essi è disposto a sacrificare parte dei propri obiettivi personali. Quindi, tornando al discorso di ieri, se uno vuole fare il Papa, dove deve andare? A Roma. Ok? Una volta si è spostato ad Avignone e l'hanno pure scomunicato quello che stava a Roma. Ok? Quindi, le dinamiche del team devono ovviamente convergere, tu devi far sì come manager, come leader, che tutto il tuo team, incluso il tuo campione, la tua eccellenza, comunque faccia sì che tutto converga verso l'obiettivo comune, e in tutto ciò il tuo campione deve essere tra virgolette allenato deve essere allenato alla relazione continua verso le altre persone, e le altre persone devono essere allenate all'apprendimento continuo verso il leader, facendo capire all'interno del gruppo che non esistono domande giuste o domande sbagliate, mettiamola così, ma che esistono domande che occorre comunque porsi e rispetto al quale si hanno dei feedback, non dei giudizi. Quando si innescono queste conflittualità? Quando uno incomincia a dire ma pensa di aver ragione o torto, lasciamo stare la ragione o torto sui gruppi di lavoro. Ciò che interessa è se vi è comunanza di intenti e di azioni verso il raggiungimento di un obiettivo. Non c'è ragione o torto, c'è sana dialettica, c'è sano confronto. Se incominciamo a togliere i termini ragione o torto, se all'interno del nostro gruppo, diciamo, parlatevi tranquillamente, non c'è nessuno che sta lì a valutarvi, ovviamente con la premessa che il parlarsi tranquillamente significa non mandarsi a quel paese. Quindi la buona educazione ci deve essere, l'abitudine all'ascolto ci deve essere, il non parlarsi addosso ci deve essere, perché sennò a quel punto lì non c'è neanche un team. Quindi fissare delle regole di base, però a quel punto lì è un andare avanti insieme. Certe forme poi di leadership si vengono a creare naturalmente, qui parliamo di leader naturali, il gruppo non li accetta. Allora lì bisogna stare effettivamente attenti. Cosa succede se il gruppo non li accetta e perché non li accetta? Allora, lì dipende da una serie di dinamiche. Dipende dal contesto, dipende da tematiche di riconoscimento, dipende da obiettivi che vengono assegnati, come vengono articolati all'interno del gruppo. È logico che se tu dai vendite, ad esempio, no? Parliamo di vendite, se oltre a dare degli obiettivi ai singoli, se tu dai un obiettivo anche al gruppo nella sua interezza, allora vedrai ad esempio che i venditori, come dicevi prima Domenico, anziché stare lì in una situazione anche di contrasto l'un l'altro in alcuni casi, se dai un obiettivo anche di gruppo, quindi l'azienda deve farmi totalmente tutto ciò, ovviamente parametrato con le vendite dei singoli, vedrai che a un certo punto si innescheranno dei meccanismi di collaborazione e non di conflitto, perché poi tutti quanti hanno una meta comune da raggiungere. Bisogna far sì che non solo l'individuo ma anche il gruppo abbia un suo obiettivo, e che ci sia piena comprensione del fatto che quell'obiettivo può essere raggiunto solo se lo raggiunge il team, non se lo raggiunge il singolo.
Sì. Uno singolo e uno di gruppo. E uno di gruppo. In modo tale che se ci sono anche delle situazioni in cui c'è eccellenza in un caso, l'eccellenza la deve raccontare agli altri. L'eccellenza va bisogna trovare dei momenti in cui ci confronto. L'eccellenza va raccontata agli altri. Gli altri devono stare lì ad apprendere. Poi la settimana successiva tu dici a qualcun altro, racconta tu adesso la tua esperienza. Poi racconti in modo tale che le persone apprendano, si sentano coinvolte e che non siano dei meri esecutori. E comunque gli altri cercheranno sempre di recuperare quel gap che hanno. Comunque c'è sempre questa differenza. Certo. E l'altro comunque tenderà sempre a lavorare un po' meno di chi è sopra. Si può anche creare una situazione inversa, che magari chi è sopra tende a raggiungere gli altri piuttosto che salire. Questo allora, il fatto che chi è una persona eccellente possa continuare a salire dipende da voi, ovviamente. Dipende da lui e dipende da voi, non è detto. Io ho visto persone eccellenti crollare perché non hanno retto il cambio di contesto, non hanno retto il cambio di team, eccetera, eccetera. Ho visto persone che erano nella media a diventare eccellenti perché c'è stato un cambio di contesto, un cambio di team, un cambio di condizioni. Può succedere di tutto all'interno delle dinamiche di un gruppo. Non vi dico di fare delle classifiche, necessariamente delle classifiche, perché secondo alcuni fare le classifiche può essere pure fuorviante. Allora, all'interno di un gruppo poi alla fine ci si conosce. Ci si conosce e poi si vede quello che assolutamente, c'è ma poi i numeri si conoscono, si conoscono, eccetera, eccetera. Quello che va sicuramente fatto, Domenico, è mettere nelle condizioni l'eccellenza di potersi, come dicevo prima, esprimersi comunque al meglio. E chi fa parte di quel 50%, chi è nel mezzo, trattarlo non come se fosse nel mezzo, ma trattarlo come se fosse lì per arrivare al 30%, non come il 30%, perché sennò poi non esiste poi distinzione tra chi si impegna tanto e realizza tanto con chi invece è nel medio. Però chi sta nel 50% incominciare a trattarlo come se fosse lì per raggiungere quel 30%. Cioè fate capire che fategli capire che ha le potenzialità per raggiungere quel 30%. Quindi cosa pensa che chi è nel 20 cercare di portarlo al 50%? Chi è nel 20 va licenziato. Chi è nel 20 o sarai da solo o samaritani in azienda non ce ne sono. Buoni samaritani in azienda non ce ne sono. C'ho un dipendente, cazzo, che mi fa perdere tempo. Mi crea l'ambiente di. Lavorativo non sempre funziona, non sempre se devi a questo punto lo devi mettere in un posto in cui non fa danno. Lo devi mettere in un posto in cui non fa danno. Ti posso dire, guarda, che se tu un 20% pensi di motivarlo dandogli così, ma diciamo così, guarda, quello è così, allora Domenico mi sta rompendo le scatole, lo vedo demotivato, lo vedo mosso, ma facciamo così, va. Gli diamo la responsabilità della Sicilia. Ah? Così. Gli diamo la responsabilità della Sicilia. Attenzione, dare responsabilità a quel 20% con la speranza che quella responsabilità gli faccia cambiare. Il più delle volte porta al fallimento di quell'azione lì. Perché la gente, quella gente lì è ormai da un'altra parte. È come ieri quando vi dicevo, il pessimista non può essere mai, un imprenditore non può mai essere pessimista, perché nel momento in cui l'imprenditore diventa pessimista ha già portato mentalmente i libri in tribunale. Queste sono delle persone che non è detto che saranno sempre qui in questo punto qua, però se tu li vuoi portare almeno nel cluster del 50%, beh, lì ti posso assicurare che ti devi sedere e capire bene che sta succedendo con quelle persone lì. Cioè devi fare coaching puro. Un leader che è anche coach non ha tempo per fare coaching puro, per dire fammi capire che problema hai, ma capiamo le tue potenzialità, ma tu cosa vuoi fare? Cioè, ragazzi, io devo gestire un'azienda. Ma alla fine se
Quindi alla fine alcune cose, cioè lì va capito il malessere fino in fondo, va capito, anche perché il 50% se fanno ciò che, come dicevo, ha fatto, punto e basta, una qualche forma di malessere la stanno esprimendo, no? Cioè la persona che sta lì a timbrare alle 8.59 con la mano così, perché è stato nel frattempo un quarto d'ora fuori a fumarsi la sigaretta, ti sta esprimendo una forma di disagio. Ok? E quello molto spesso ti ritrovi nel 50%. Qui invece parliamo proprio di persone che con l'azienda non c'entrano proprio nulla. Che non c'entrano nulla. Va bene. Sì, chiedi di lavorare a quelle persone lì un sabato o domenica. Il 90% di quelle persone ti dirà di no. Lo so. Ragazzi, però succede anche che bisogna lavorare anche di sabato o domenica. Che facciamo? Va bene dire di no. E nel 50% non sono i campioni. Non sto dicendo che va male, eh. Non sto dicendo che va male per quelle persone lì. Però dov'è che uno può agire? Cioè l'imprenditore dov'è che agisce? Le leve sono il 30%... va spinto ancora di più, date deleghe, delegate, fate capire che hanno responsabilità, date ruoli adeguati a quelle persone lì, degli obiettivi sfidanti, fate che siano loro a porsi anche degli obiettivi, che siano loro propositivi a porsi degli obiettivi e voi li discutete insieme a loro. Chiedere l'anno prossimo che facciamo? L'anno prossimo dove mi porti? Adesso c'è la persona, eh? È così. Il 50% dovete fare in modo che agisca come se stesse lì, almeno fategli alzare la gamba come se stesse per andare verso il 30. Quindi capite l'importanza dell'essere in azienda, capite l'importanza degli obiettivi aziendali, poi parleremo, cercate poi anche lì di capire come obiettivi aziendali e obiettivi personali, quello è importante, i due non confliggono eccessivamente, perché se confliggono eccessivamente, se c'è una zona di attrito va bene, ma se la zona di attrito diventa conflitto aperto, scadiamo nel 20%. Sì, ma ti può andare pure... Sì. 50, questo è un argento. Magari tu potresti anche non avere la tua persona di riferimento del 30. A quel punto... A quel punto è un problema. Investi dal gruppo del 51 su cui... No, i ruoli non si inventano. Appunto. Le figure non si inventano, le figure sono quelle. Devi crearti quella figura là, di cui hai bisogno. Assolutamente sì. E in quel caso lì significa che se c'è spazio te lo vai ad assumere. Se non hai spazio. Se non hai spazio, all'interno di quel 50% non peschi. Valuti bene quelle che sono le persone che hanno le potenzialità per arrivare al 30%. Cioè il 50% non è un monolite, eh? Non è che è destinato a stare fermo lì. Tra il 50 e il 30 o comunque il 20, ci sono delle frecce che salgono e che scendono, cambiano continuamente, perché ripeto, un anno può andare bene come un anno può andare male, dipende da tutta una serie di contesti. Il tuo miglior collaboratore ti sta divorziando con la moglie, ma ti posso assicurare che combina un casino sul lavoro, ma un casino combina. A quel punto lì che fai? Lo licenzi? Lo metti nel 20%? No, ci parli e cerchi di metterlo in un contesto di quanto suo più agio e relax possibile. Devi capire il contesto, devi capire. Non hai il 30, puoi avere anche 80 tutti bravi, l'80% bravissimi, quindi la famosa legge paretiana per cui i 20 sono bravi e gli 80 sono gli sfigati, può anche darsi che sia completamente il contrario. Nel caso loro, che sono un'associazione in cui si sono cercati tra di loro, tendenzialmente sarà 100% tutti quanti Wonder Woman e come si chiama, l'uomo da un milione di dollari, film degli anni 80, quelli del 20, quelli del 20, quelli del 20, la domanda è, intanto ovviamente si possono essere recuperati, perché se tu sei nel 20% perché tua moglie è, come dire, tu stai divorziando da tua moglie e sei in una situazione ovviamente complicata, la situazione, ma per carità, no, infatti uno può essere visto in diversi modi.
però c'è un momento in cui un po' di tensione ce l'hai, un po' di pensieri te li porti al lavoro, quindi cosa sta succedendo sul lavoro? E come vi dicevo ieri, è successo nel business, è successo nel lavoro, molto dipende anche dalla sfera personale, le due sfere non sono completamente slegate, quindi anche capire perché c'è gente che sta nel 20% è importante. È logico che questo qua lo puoi fare se stai nei piccoli numeri. Un'azienda come la Fiat, capire perché il 20% sta lì, molto ovviamente forse non se lo pone neanche, perché ci sono anche molti meccanismi un po' particolari. Aziende come la Fiat questo tipo di lavoro lo fanno sulle figure medio-alte. Se l'operaio è motivato e quanto è motivato, molto probabilmente la Fiat il problema neanche se lo pone. Da quadro in su sicuramente sì. Sì. Chi bisogna fare un attimo al licenziato? Poi se avete qualche scrupolo, mettiamola così, provate, capite, indagate, ovviamente valutate bene il contesto, ma su quel 20%, anche uno si vuole mettere lì a fare, tu hai chiamato perdere di tempo, stare dietro, quindi a fare coaching, a fare... L'investimento di energie è troppo elevato. Poi mi sembra che perdi il tempo. Certo, inizialmente non lo è, perché inizialmente lo segui, magari degli stimoli e tutto, però dopo un po' effettivamente ti sembra di perdere tempo, cioè è veramente da metterci una X sopra. Ma sì, no, ma guarda, il tema dei feedback, poi lo vedremo dopo, è importante. E non ricevi feedback, è quella la... In quel caso lì vanno sollecitati, se tu vanno sollecitati in modo chiaro, e gli vanno detto anche in modo chiaro, qui secondo me tu qui non hai futuro. Quando ero dirigente, lo sono stato per 10 anni all'interno di una multinazionale, c'erano dei momenti istituzionali di valutazione del percorso delle persone in cui in alcuni casi mi hai chiesto di dire alle persone tu qui non hai futuro. Inizia a guardarti attorno. Oppure altrimenti guarda, vai al personale che tra di voi ti accompagnano fuori, non fisicamente, ma anche sulle conoscenze, eccetera, eccetera. Quando invece è lo stile di leadership a far, diciamo, migrare col 30% degli impegnati a fare un buon lavoro nel 50% di fare quello che va fatto, è possibile in qualche modo, siccome i rapporti non sono sempre divinici, ma sono certo nelle prime parti, è possibile in qualche modo, diciamo, tirare una palla al leader per poter cambiare un po' le regole del gioco, spacciarlo. Tirare una palla, cioè svegliarlo, tagliare una secchiata d'acqua per fargli dire ma che cosa sta combinando? Sì, è possibile. È sempre possibile, nel senso che una persona che è al 30% e sta scendendo al 50%, secondo me, e preoccupazione, allora due sono le cose: o decide che io lo sto tirando una cattiva aria, non gli piace più, comincia a guardarsi attorno, e questo è una dinamica abbastanza costante, certo. Oppure si pone la domanda a che sta succedendo in azienda. Allora, tipicamente chi è nel 30%, quando scende nel 50% ed è causa del contesto aziendale, non di problemi suoi, di performance negative sue, va dal suo capo e gli dice: senti, ma che sta succedendo? Perché qui vedo che sta succedendo questo e quest'altro, cioè io sono, non è che voglio stare via, però fammi capire che sta succedendo, perché sto notando che sta accadendo questo. Meglio ancora sarebbe se all'interno dell'azienda ci fossero dei percorsi di valutazione bidirezionali, dove tu valuti i dipendenti e i dipendenti anche informano loro quello che è, valutano te, esprimono un giudizio sull'azienda, danno dei suggerimenti. Il tu come faresti è importante che un leader si abitui a dirlo. Tu come faresti se fossi al posto mio? Dice, vieni qua, vieni nella sala, vieni qua. Oh.
racconta come faresti. Allora, farei così, siete tutti quanti d'accordo su quanto sta suggerendo lui? Sì, ok, allora facciamo così, vai, se non ti dispiace, prendi il pennarello, vai alla lavagna, comincia a dire quali sono le azioni che possiamo fare questa settimana e settimana prossima per iniziare a lavorare in quella direzione lì, e chi le può fare? Ok, ci vediamo, quindi domani a che ora vi vedete? Cioè... Poi passa una settimana, poi ci vediamo tra 2 settimane, a questo punto se l'idea viene da loro, e quindi... A te fa piacere questo, per te è anche a questo punto però importante capire se stanno andando nella giusta direzione. Per cui il momento di riscontro diventa ancora più importante, perché se stanno andando nella giusta direzione tu sei felice come una Pasqua, perché hai generato dei meccanismi di autoapprendimento. Devi essere, secondo me, un leader deve essere pronto a mettersi in gioco su qualunque tema, in qualunque cosa, perché sennò è la tua visione può essere comunque obiettivamente distorta. Gli fai capire perché è distorta. In quel caso No, gli fai capire perché è distorta. Cioè lui dice dobbiamo andare, guarda, ho un commerciale, o conosco uno che mi può portare, ci può portare in Russia già l'anno prossimo. L'idea può essere, sì, può essere valida, ma non l'anno prossimo. No, ma come? Ma se ci impegniamo? No, non, guarda, concordo con te che sia valido andare in Russia, no, un mercato interessante, un mercato in espansione, grandi aziende agricole, eccetera, eccetera. Ed è per questo che per fare questo passo occorre che l'azienda si doti di una struttura commerciale di un certo tipo, che valuti bene i canali di distribuzione, che è questa roba qua. E questa roba qui, proprio perché, come giustamente tu suggerisci, è importante, va valutata nei giusti tempi. Quindi a questo punto mettiamo il tutto nella giusta sequenza e andiamo in Russia quando l'azienda è pronta per andare in Russia. L'anno prossimo, ok, non lo so, mettiamolo lì, facciamo un piano, vediamo. Poi mi dici, le macchine agricole non stanno più andando, secondo me dovremmo riconvertirci a produrre plastiche, teli di plastica per le vigne. Ok, alla porta. Quella è la porta. Ci sono anche delle situazioni, poi ecco, parleremo anche di identità e di visione, per cui questo tema lo riprendiamo, però ecco, è importante che tutta questa la discussione sugli obiettivi da raggiungere, su come raggiungerli, avvenga in due modi. Vabbè, intanto che prima ci sia comunanza di intenti, di identità e di valori. Cioè il fatto che stiamo qui in questa stanza è perché abbiamo come la comunanza dell'interesse della formazione, abbiamo uno spicchio di identità comune che ci fa essere curiosi verso determinate tematiche, sennò altrimenti voi stareste al mare, io starei a Lecce, è quello che è. E su quello si lavora, e su quello lavoriamo. O tu mi dici, Massimo, guarda, ma se questa cosa io la penso in modo diverso, io ti racconto la mia. Poi ovviamente le dinamiche di un'aula di formazione sono diverse rispetto ad un'azienda, perché poi a un certo punto in azienda occorre prendere una decisione. Qui stiamo facendo formazione pura, non ci sono decisioni da prendere. Voi state apprendendo, spero, da me, io sto apprendendo dalle vostre domande, perché lo considero un percorso bidirezionale e poi si conclude lì. Altro ovviamente è il contesto in cui questi due fattori mancano. A quel punto lì, se non c'è una comunanza di identità e di valori messa alla base, lasciami dire che vale tutto, e che quando significa vale tutto in un'azienda significa che il contesto è the king is the conflict. Ecco perché è molto importante che il primo passaggio, il momento in cui uno viene assunto, il momento in cui si iniziano percorsi di questo tipo all'interno delle aziende, è proprio quello di andare a comprendere interiormente l'identità e la visione di un'azienda. Molto spesso un'azienda non vende, non perché non usa delle buone tecniche di vendita, ma perché tu racconti la tua azienda, lei racconta la sua azienda, tu racconti la tua azienda. Come si dice a Lecce, tocco se K1 che racconta la stessa azienda, la stessa visione dell'azienda.
Allora, quando un venditore va a raccontare l'azienda, la racconti in modo diverso da te, che la racconti in modo diverso da lui, che la racconti in modo diverso da lei, ti posso assicurare che poi il cliente a un certo punto avrà a che fare con te e dice: ma stiamo parlando della stessa azienda? Poi avrà a che fare con lui, con l'amministrazione, e dice: ma abbiamo a che fare con la stessa azienda? Poi dovrà parlare con lei, che lo chiama e gli dice: allora tutto ok, i rapporti, eccetera, eccetera. E dice: ma hai se psycho in formato esponenziale? Non è, no, ma non è quello. Ma perché Domenico mi vai sempre sul pelo? Eh? Perché mi vai sempre sul pelo? Che nel mondo ci sia sempre qualcosa che non vada, questo lo sappiamo tutti. Questo lo sappiamo tutti. Astraiti un attimo. Qui non stiamo parlando che un reparto è più produttivo dell'altro. Stiamo parlando del fatto che lei, quando contatta il cliente perché fa il primo contatto, cosa gli vende? Trattori gli vende, secondo te? Cosa gli vende? Lei vende trattori, voi vendete trattori, cosa vendete voi? Lei cosa vende? Vende trattori? No. Cosa vendi? Lei vende dei bellissimi campi arati, coltivati, che ti disperdono a vista d'occhio. Lì è quello che vende, non vende trattori. Lei vende un bellissimo verde, alberi belli, filai di vigne, belle ordine. Lì è quello che vende, quando vende trattori. È quella l'idea che deve trasmettere. Se poi quando ha a che fare con l'amministrazione si trova uno che ha a fare: sì, aspetti in linea. Pronto? Quando mi ha chiamato? Ieri? Con chi ha parlato? Tony! La signora! Cazzo, stiamo a parlare dal sogno dell'affilare ben ordinato a quello che dice: oh Tony, ma ci ha chiamato qua sta signora, sta... È diverso. Stai dando una percezione di un'azienda completamente diversa. E qui ti posso assicurare che le tecniche di vendita non c'entro a nulla, non ci sei manco arrivato. Poi in tutto ciò troverai sempre quello che sta lì, arriverà zoppicando perché non ce la fa, perché è così di natura sua, sta nel 50% e va bene, no? So, l'importante è che poi alla fine, come dire, l'imprenditore non è che deve, ripeto, portare tutti al 30%, eccetera, eccetera, ma far sì che tutto funzioni e che il bilanciamento sia positivo, quello sì, sono d'accordo con te. Però ci sono alcune regole, criteri generali, dei principi generali che l'imprenditore non può dare per scontato. Non può dare per scontato, a prescindere dalla velocità con cui uno li raggiungerà, se li raggiungerà. Però che chi sta nel back office comincia a dire: sì, buongiorno signora, adesso sì, le faccio... È diverso, poi non racconterà forse l'azienda come la racconta lei, quindi ha uno stile diverso, ha un'ambizione diversa, ha una velocità diversa, però, come dicevi tu, fa sì che il bilanciamento sia come? Sia positivo. Quindi prima ancora di capire se il bilanciamento è positivo o negativo, devo far sì che la comprensione ci sia, questa tensione ci sia. Attenzione verso cosa? Verso un'identità e valori comuni. E se sta roba qui non ve la raccontate in azienda, nessuno ve la racconterà. Perché tu, che sei un bravissimo dipendente, ti potrai mettere lì e te la potrai, come dire, ricavare da solo, mettiamola così. Però poi rimani sempre nel dubbio che quando il cliente chiama con lei dici: ma guarda, è incredibile, Oh, cioè quello lì me lo sono curato per mesi, finalmente siamo riusciti a farlo tornare. Poi, così tanto lei al limite se la prende con me. Poi arriva lei, lo chiama, cavolo, cioè, e mi rovina tutto quanto perché non riesce a prenderlo. Me lo perde perché chissà cosa gli ha detto. E qui non parliamo di prezzo a volte, ragazzi, non parliamo di prezzo, non parliamo di tecniche di vendita, parliamo proprio di tutto ciò che sta ancora a monte. Questo è un esercizio che, secondo me, in azienda dovreste fare un esercizio per capire quello che è il sogno, l'avventura che state vivendo. Poi, più o meno guidato quello che è, però sulle piccole e medie aziende è importante, secondo me, che si faccia questo percorso. Ecco, identità e valori, ecco, non a caso stiamo arrivando lì. Non è quello lì, che se tu non condividi, non c'è un'identità comune, dei valori comuni, alla fine l'azienda sta viaggiando a fari spenti.
l'azienda viaggia a fare esperienza. Questo anche nel pubblico, questo anche nel pubblico, in qualunque contesto, dove il pubblico ovviamente non parliamo di vision, di mission, potremmo anche parlare di vision, di mission, però lì è già un po' diverso, però è anche vero, è anche corretto che all'interno di una pubblica amministrazione un dirigente si mette lì a raccontare ai collaboratori e a capire anche che tipo, in un processo di interazione, cioè perché stanno lì. Così come lei non vende trattori, ma vende campi arati, bellissimi, verdi, anche voi nel pubblico impiego, voi state lì per vendere quale servizio? Non la carta bollata, no? Poi ovviamente vi scontrate con tutta una serie di lacci, lacciuoli, è logico che i vincoli di, molto spesso di autonomia sono diversi rispetto a quelli di un imprenditore privato, dove c'è massima libertà in termini di visione, missione, eccetera, eccetera. Nel caso vostro già ci sono tante anche normative, cose che uno potrebbe dire, ok, il nostro obiettivo è il cittadino contento, rendere il cittadino contento di essere in questa città. È una bellissima aspirazione, quella del benessere, la felicità, no? È logico che in quel caso lì voi siete comunque a fronte di evidenze che vi dicono che quel passaggio lì è solo una rottura di scatole che voi vorreste evitare, ma se la legge ve lo impone lì c'è poco da fare. Allora l'aspirazione, però è importante che l'aspirazione rimanga verso la felicità del cittadino, perché a quel punto lì il modo in cui ci si relaziona, il modo in cui si parla, il modo in cui lo si fa stare in sala d'attesa mentre il dirigente sta lì a lavorare nel suo ufficio e lui attende fuori, cambia il contesto, cambia tanto, cambia la percezione, ci si rende conto che quella pubblica amministrazione ha cura dei suoi clienti, che sono i cittadini. Per una pubblica amministrazione è fondamentale il messaggio del prendersi cura, perché è un servizio pubblico. Se è un servizio pubblico, ok, io mi aspetto che tu ti prendi cura di me. E tu devi impostare il tuo modello di funzionamento in modo tale da trasmettere questa sensazione, che tu ti stai prendendo cura di quelle persone. E questo non lo devi fare solo tu, lo devi fare tu e le tue persone, i tuoi collaboratori. Perché se tu sei splendido, ma questo anche nel caso del business, se tu sei splendido e non lo sono anche i tuoi collaboratori, o non tendono verso questa splenditudine, come direbbe si chiama lì, il comico qua di Polignano, lì. C'è un problema serio, ma al di là del tema di produttività, di percezione, eccetera, eccetera, qual è il problema? È che a un certo punto poi tutti i clienti tuoi, suoi, chi cercano? Cercheranno lui, e lui non potrà dar retta a tutti quanti, perché sennò che cavolo a fare 8 collaboratori, che gli tiene a fare? Se gli 8 collaboratori non si comportano in modo, non dico perfettamente allineato, ma tendente verso quell'aspirazione, però il cliente riconosce che lui è una persona di valore, tutti quanti cercheranno lui, e lui farà poi da cuoio di bottiglia, si ingolferà, non riuscirà a dar retta a tutti quanti. E lo stesso con te. Tutti quanti vorranno vedere il dirigente, che è un po' la storia che normalmente sì, che è quello che accade. Però perché tutti quanti vogliono vedere il dirigente? Questa è una domanda che molti dirigenti nella pubblica amministrazione non se la pongono. Perché tutti quanti vogliono vedere il dirigente? Perché tutti quanti vogliono vedere il titolare di impresa? No, è così. Cioè, il titolare di un'impresa, così come un dirigente, così come lei che coordina gruppi, ma chiunque di voi, deve, attraverso i meccanismi, se costruisce una buona squadra, con una buona identità, con dei valori condivisi e quant'altro, deve far sì che ognuno faccia il suo. Perché? Perché chi ha ruoli di responsabilità, deve pensare, lasciatemi dire, ad altro. Cioè lui non mi deve stare dietro alla pratica, lui deve stare dietro ai nuovi progetti. Tu non mi devi stare dietro ai clienti attuali, mi devi stare dietro ai nuovi clienti. Non puoi perdere tempo, tra virgolette, dietro ai clienti attuali. Devi pensare ad acquisire nuovi clienti, a portare l'azienda ad un livello diverso. A pensare ai clienti attuali, cioè lui
ci sono i suoi 8 collaboratori, lui aiuta gli 8 collaboratori e dà una mano a te nell'acquisire nuovi clienti. Però funziona tutto ciò se ovviamente funziona tutta la catena. Lo stesso, no, tu cosa devi guardare? Ovviamente devi supportare il tuo dirigente per nuovi progetti, capiamo l'anno prossimo, quello che è, insomma, bim bum bam, come si chiamano loro, insomma. Il problema è che quando ci sono dei meccanismi di questo tipo che si incrocchia, quando non esistono meccanismi di questo tipo, quindi quando la catena si blocca, cosa succede? Succede percezione diversa da parte del cliente, tu che ti accorgi che c'è qualcosa che non va, perché non puoi non accorgere, ragazzi, siamo in casa vostra, ve l'accorgete, no? Che c'è il collaboratore che non va, che è il tuo, che è l'insegnante, eccetera, eccetera. E cosa fai? Incominci a sostituirti a lui, sostituirti a lui, sostituirti a lui. E vai la quadriglia, incominci a ballare la quadriglia. Tu crepi, proprio iperstressato, e fai da cuoio di bottiglia a tutto e a tutti. A tutto e a tutti. E non cresci. E la tua realtà non cresce. Ci fermiamo un secondo? 10 minuti? Vi va? Sono già le 11, se no ne prendiamo volte. Se avete domande possiamo farle anche durante la pausa. Grazie.